Sì, qua abbiamo una maestria 7 di Yumi. Oh, saprà come giocarlo. Ma non è molto più facile fare 50 minion della torre. Infatti la torre è proprio messa lì a caso, ok? Nel senso, nessuno farà mai da torre. I 50 minion li fai se sei bravo entro l'ottavo livello, ok? Ma dato che appunto noi vogliamo il sangue e vogliamo che i game durino poco. Dio santo, cosa ho cambiato? Menu. Tab. Ah, oh, qua abbiamo uno Ione molesto. Vocal reminder. Arriva. Ok. Oh, molto bene. Se non dici green come ho detto, ok. Grazie del follow, Zarrot, a proposito. Grazie a tutti i nuovi, vi ricordo di lasciare il follow. Bene, bene, bene. Zarrot, visto che sei nuovo, ti dico anche cosa faccio io normalmente. Io adesso in questo periodo sto facendo una challenge che si chiama AZ Challenge, cioè gioco tutti i campioni dalla A alla Z e devo prendere S con tutti. Finché non prendo S non passa quello dopo. Ok? Questa è la challenge. Adesso però in questi giorni mi sto allenando perché abbiamo un torneo da dover, a cui abbiamo deciso di partecipare e quindi mi alleno un po' mid. Adesso provo Kassadin che l'altro giorno l'ho provato e mi è piaciuto. Anche se mentre, durante la partita dicevo che non mi piaceva. Oggi ho giocato Pyke ma è andata un po' male. Che mi sono beccato contro il nuovo Broken Champ. E direi che o si banna o si picca. Perché Kassadin diventa forte quando scala? Perché dipende molto dagli oggetti che gli buildi. Lui si builda tipo come un mage. Ok, c'ha tanto mana con lo scettro. E poi fa tanto 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 danno in base al mana che ha. Le spell sono forti. Tipo un assassin che in continuazione si riposiziona e fa cose strane. Purtroppo Vel'Koz ha un buon early game e quindi mi pusherà. Mi pusha la lane tutto il tempo. La tua ruota non si fa, Veyron. Ti ho scammato io direttamente i punti. Sei felice? Certo, sono sempre tutti felici. Però una cosa buona contro Vel'Koz dovrei averla, che se lui ulta io premo Q e gliela dovrei interrompere. Io lo sto tenendo pushato, ma era guardato. Ha flashato, bene, bene, bene. E ha usato anche l'Ignite. Attenzione a un possibile Kha'Zix, perché sei a rischio. Io ti consiglierei di andartene. Che è un Kha'Zix sfidato. È un nemico molto temuto. Non c'è la richiesta della ruota di Veyron? Ah no, Veyron, tu avevi la ruota da Telegram, giusto? Ok. Sì, lui ha vinto una ruota molto strana. Ma che è successo? Tieni sti soldi, rap! Com'è eventualmente il torneo solo per sapere? Tanto faccio schifo a LOL. Grazie, Ahmed. Tieni sti soldi, rap. Com'è eventualmente il torneo solo per sapere? Intanto hai la spatola d'oro. Intanto hai la spatola d'oro che hai ottenuto grazie a questo sub di 3 mesi. Oh, guarda lì che bello, cugino rap. Eh sì, ma anche il bot si sbaglia. E vabbè, ormai non c'è più niente da fare. Guarda, sono contro di te, Ahmed. Sei contento? Non ha la tua skin, però. Beh, comunque il torneo è 1v1. Classico 1v1, massimo elo gold 1. Beh, potresti provare. Mezzanotte aprono le iscrizioni, ti iscrivi. Poi vedi un po' te. Ah, tra l'altro, ragazzi, domani c'è il giveaway. Domani è il 10. Quindi domani si estrarrà.
fortunato vincitore. Probabilmente sempre a mezzanotte. T'ha preso. Comunque io lo sto distruggendo a farm perché lui non ha più mana. Questo è uno dei pochi Belkots che non ha mana. E io ho 32 invece. Lui ha 12 minion. E adesso tengo la lane pushata in questo modo e lui non potrà mai farmare. Questi hanno missato tutto. Ok. Io forse ho preso più danni di quelli che pensavo. Un altro, l'agolico, anche lui si unisce ai sub di stasera. Grande l'agolico. Top sostenitore della famiglia. Come sta Shine? È un po' che non passa a vederlo. Muoio dai minion, ok. Va bene, però è molto più worth una kill su di me che su quell'obbrobrio. Perché ovviamente sono Cassadin e scalo meglio. Allora. Che prendiamo? Prendiamo le scarpette così magari riusciamo a schivare più roba, vai. Scambia bare. GG cassa. Casa. Grazie. Bisogna sempre ringraziare quando ti fanno i complimenti. Ho visto, adesso guarda qua che danni. No, in realtà non è cambiato niente perché ho semplicemente comprato un po' di HP. Azz! Ma è esploso come una puttana, ragazzi! Ma è esploso! Come fai a esplodere le puttane, cugino, ragazzi? No, mi dissocio! Abbastanza bene, ha perso la prova per il Diamond, ma oltre a quello sta bene. Ok, è un po' che non posso dare le sue live, poi... Ma streama sempre lunedì, mercoledì e venerdì, vero? Ultimamente sono stato un bel po' impegnato, purtroppo. Oh, per fortuna. Le sbatti bene al muro, sì. Settembre cambio, ok, sì, a settembre anche io cambio. A settembre cambio orari, ragazzi, cambia tutto a settembre. A settembre cambia anche streamer. Ok. Vi state chiedendo cosa potrà mai succedere? Proviamo a vedere se le indovinate. Capito, capito. E non so nemmeno che lavoro faccia. Cambiano anche i mod. No, non dire così, non è vero. Quelli non cambiano. Perché, insomma, embed... Rap, che succo è quello che stai bevendo? È di vitale importanza saperlo. All'arancia, 100% arancia. Perché cazzo lo vuoi sapere? Hai perso una scommessa? Hai vinto una scommessa? GG per le kill. Grazie Mario Manera! Adoro il tuo nome, perché è così... Cioè, è proprio bello da dire, vero? So se te l'avranno detto in molti, immagino, nella tua vita. È un po' come uno che magari si chiama Banana e gli fanno le battute sulle banane. Ecco, tu hai un nome bello da dire e da pronunciare, quindi... Ti diranno, ah, è molto bello da dire. Drake, aiutatemi, ragazzi, ha bisogno di aiuto il poverino. Un nemico è inarrestabile. Yone top 0-5. Ma no, dai, non fare così. Trentesimo dei Ming. Bene, arriva, 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 arriva. Sta arrivando, ammazziamoli tutti. Are you ready for, ready for? Ah. Ah. Ah.
Scam. L'avevo detto io che le ammazzavamo tutti. Vabbè, vai pure sulla Mumu che adesso farmo mid. Ragazzi, quanto è forte questo champion con Yumi sopra. Come tutti i champion con Yumi sopra, risponderete voi. Invece no, questo di più. È morto di nuovo Kha'Zix. Ma che è quell'insetto steak? Un altro sub. Chi abbiamo qui? Aspetta, aspetta che non riesco a vedere. Luca20S l'aveva detto e l'ha fatto. Me lo ricordo che l'aveva detto. Grande Luca20S. Benvenuto tra i cugini anche a te. Ora su Discord finalmente hai il nome cuginato. Vai vai che la mazza. Cazzo, se avesse avuto teleport qui. Ah, l'ammazza nel senso il mio compagno. Why so rude? Disgusting cat. Madonna, questo Amumu ci fa sognare. Vada verso i minion così e niente. Adesso ci penso io a vendicarla, signora mummia. Adesso arrivo io. Andiamo bot. Cioè questo Yorick sta facendo tutto da solo. Mi dispiace signor top, ma cioè, sta arrivando bot, ma mi hanno visto. Beh, allora niente, me ne vado. Poi ci sarà una pink? No, non c'è. Che cosa succede, top lane? Vabbè, me la prendo io la taglia. Ecco qua. Taglia su Kassadin. Mi sa che è Kassawin ormai. Comunque a Med non ho visto la risposta al succo. Così mi addocisce. Sì, hai visto, visto. Diventerai papà. No, Mario, perché dici questo? Arriva Velkoz bot, forse. Specifico, forse. Invece è arrivato. Sto arrivando anch'io. Così muore Senna e io mi viene su di me. Sta arrivando. È tempo di shottarli tutti. Adesso le faccio l'ultima R. Ottimo campione. Come avevamo detto, ragazzi, questa Yumi ha dei problemi. Mi hai fatto sprecare la R. La prossima volta non la usi. Top e caporetto. Ma cosa sta succedendo? Ah. A 0-10 è il power spike, come il fratello, non ti preoccupare. Io sono un intenditore Suki, ho bisogno di sapere che Suki assumerà. Vedi, questo qua. 100% arancia. Cop. È buono, fa bene questo qua. Semplicemente dicevo poche cose carine, se non per LOL tutto qui, ma apprezzo la cosa. Ottimo, mi fa piacere. Un complimento è sempre un complimento, e come abbiamo detto prima... Bisogna sempre ringraziare quando si riceve un complimento. Andiamo a uccidere il top laner. Allora. Vai, faccia tutto quello che ha. Vabbè, andiamo via.
Sono anch'io leggendario, eh? Chi è il più leggendario tra i due leggendari? Mi sa quello con Yumi sopra. Eh sì, non bisogna mai perdere il treno qua con Kassadin. Aiaiaia. Non si scappa più. Forse il flash era un po' esageratino, ma... Dove si vade? Comunque, com'è di difficoltà Kassadin? Guarda, da 1 a 10 direi che Kassadin è difficile 11, perché devi pensare a mille cose. Devi pensare a mirare la Q, mirare la V. Lì c'era un insetto stecco. Col blu, che tra l'altro mi serve, quindi non sarebbe male da ricevere. Scusi, me lo prendo. Non ne do più fastidio. Promesso. Grazie. Guarda come mi inseguono. Lì c'era una ward, quindi noi passiamo per di qua e non mi vedono. Oh! Fermo immobile. Ha capito il suo destino. Ah, ma c'è Yorick lì dentro. Ah, molto bene. Ottimo campione. Bilanciato. Bilanciatissimo, ragazzi. Ma guarda. Quasi quasi un bel Rabadon. Ora sono 0-10, posso fare penta. Esatto, ora che sei 0-10, sai già come andrà a finire. Tic. Scusate ragazzi, era il condizionatore. Macinati tutte come puttane. Oh, questo è il gameplay che vogliamo vedere. E vabbè, si sono arresi. Andiamo, andiamo. Sì. Non si preoccupi, signor Brand, stiamo venendo a prenderla. Oh, benissimo. Come vincere tutte le partite a LOL? Così, ragazzi. Giocate Kassadin, andate in premade con Yumi. E niente. Cliccate i tasti. Vero, sono aumentati tantissimo. Avete molto tempo per partecipare a questa lotteria. 5 minuti. Vai, vai. Adesso vedi che ce la facciamo. Oh no, ma dove è andato? Ma quella era una sola serie di abilità.
E pure resistenza magica. Vabbè. Scusate se vi faccio sparire un pochino. Scusate. Ho ancora la passiva dello scudo. Come Flash in 15D, esatto. Beh, non so più dove andare, i nemici sono tutti morti, basta. GG. Ecco, abbiamo vinto. Bilanciato. Rivediamoci il replay. Ah, guarda quanto era indietro il replay, cioè la palla è stata così veloce. Beh, che dire. Guarda qua, guarda qua che roba. Uno è sparito, un'altra R. Quello non è nemmeno servita. E poi zappati. Con lo spadino piccolino lì di casa si fa e niente, zappiamo tutti. Era festeggiare la laurea, come andate tornando? Vino, ho vinto anche questa. No, abbiamo perso. Sarebbiamo perso. Però ci siamo qualificati per le semifinali. Perché bastavano 500 punti per passare le semifinali. Ma come niente S più? Ma perché solo S? Ho one shotato gente in continuo. Sì, ok. Avevo 140 min al minuto 20. Ma stavo 25-1. Cioè, vabbè. Se potevi fare ancora un po' meglio. Potevo non morire quella volta.